produrre energia sfruttando le ceneri della combustione. Oggi vi parliamo del progetto APASH e vi presentiamo una tecnologia altamente innovativa e sostenibile qui alla Fondazione MAC di San Michele all'Adige, dove è attivo un impianto sperimentale. Vediamo. Si tratta di produrre biometano sfruttando le ceneri della biomassa legnosa. Ne parliamo con Luca Tomasi del Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione MAC di San Michele all'Adige. Allora, perché questo progetto si chiama APASH? Il nome APASH deriva fondamentalmente dalla composizione di due termini, il termine upgrading e ash, quindi ceneri. E col termine upgrading si identificano tutti quei processi che portano il biogas ad essere raffinato per arrivare a una composizione del tutto paragonabile a quella del gas naturale, quello che circola nella rete di distribuzione nazionale, che arriva fino alle nostre case alimentando le nostre caldaie, i nostri fuochi in cucina, oppure alimenta le nostre automobili a metano qualora siano predisposte per esserlo. Il termine ASH invece si riferisce al fatto che appunto questo processo di raffinazione si cerca di ottenerlo attraverso delle proprietà che hanno dimostrato avere le ceneri da combustione di biomassa legnosa nei confronti del biogas. Ecco, in questo progetto vi siete concentrati appunto sulle ceneri della legna, perché? Da sempre l'unità biomasse della Fondazione MAC è dedita ad indagare, proporre, sperimentare delle soluzioni che consentano la valorizzazione degli scarti prodotti dalle filiere agroalimentari locali, scarti che altrimenti molto probabilmente non verrebbero valorizzati e soprattutto potrebbero anche rappresentare un costo legato agli oneri di smaltimento. Pertanto in queste attività ci siamo resi conto anche che fondamentalmente le proposte presenti sul mercato di soprattutto tecnologie finalizzate alla valorizzazione di questi scarti difficilmente sono adatte al nostro territorio, perché molto spesso di taglia eccessiva, e quindi è difficile trovare un quadro che faccia sì che economicamente i progetti diventino sostenibili. Pertanto siamo arrivati a riscontrare questi risultati di un progetto precedentemente condotto dall'Università di Firenze, che aveva indagato le proprietà delle scorie di un inceneritore nei confronti di un biogas da discarica, che si erano rivelate in grado di purificarlo fino ad ottenere il biometano. Abbiamo pertanto concluso che sarebbe stato scientificamente interessante e opportuno, per avere dei benefici sul nostro territorio, indagare che effettivamente queste proprietà possano essere insite anche in materiali più tipici delle nostre zone, come ad esempio le ceneri di combustione di una biomassa legnosa. Sono infatti diffusi dalle nostre parti gli impianti di teleriscaldamento o le caldaie a legna. Spieghiamo dove ci troviamo. Ci troviamo nell'impianto di digestione anaerobica gestito dall'unità biomasse. Il biogas utilizzato è quello ottenuto dall'umido della raccolta differenziata della piana rotaliana, mentre le ceneri con cui è stato filtrato sono le scorie della centrale di teleriscaldamento accippato della Fondazione MAC. Luca, come si svolge questa sperimentazione? Sì, come giustamente hai detto tu, abbiamo ritenuto che questo sito potesse rappresentare un sito sperimentale ideale, proprio perché nel raggio di poche centinaia di metri si trovano tutti i materiali di recupero con cui effettuare la sperimentazione. Il layout dell'impianto, per volerlo rappresentare in modo molto semplificato, è semplicemente descritto. Il biogas viene prodotto dal nostro digestore pilota e un piccolo quantitativo della frazione organica della raccolta differenziata che ci viene recapitato qua dalla zona della piana rotaliana viene fatto fermentare in un processo di digestione anaerobica, e il biogas che ne scaturisce viene indirizzato a questa nuova zona di raffinazione che abbiamo allestito ad hoc per appunto questo progetto sperimentale, e proprio in questo reattore che si vede alle mie spalle, deputato al contenimento di queste ceneri, viene insufflato il biogas in modo tale che avvengano tutte le reazioni chimico-fisiche che effettivamente possono portare alla raffinazione e all'ottenimento di una maggiore concentrazione di metano all'interno del biogas, e quindi si arrivi a una qualità paragonabile a quella del gas di rete. Biometano, tema molto attuale, e anche a livello legislativo si cerca di incentivarne l'utilizzo.
Sì, lo confermo. Effettivamente il governo sta per emanare il decreto che incentiverà dal punto di vista economico la produzione e l'utilizzo del biometano nel settore trasporti. E questo perché fondamentalmente è mosso dalla consapevolezza del fatto che gli adempimenti richiesti dall'Europa all'Italia per quanto riguarda l'utilizzo delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti è probabilmente il più difficile da perseguire da qui al 2030, e sono stati anche recentemente inaspriti questi limiti con l'orizzonte temporale del 2030. Di conseguenza si cerca di incentivare tutte quelle soluzioni che facciano sì che si converta una origine fossile a favore di un'origine rinnovabile. Quindi da questo progetto che cosa vi aspettate? A valle della lavorazione dei dati delle ultime prove condotte cercheremo di effettuare primi predimensionamenti di ipotetici impianti reali giocando sul fatto che saremo in grado di effettuare bilanci energetici, ambientali ed economici di un ipotetico impianto. E dopodiché speriamo di poter seguire prima o poi la realizzazione o la progettazione quantomeno di un primo impianto reale di upgrading magari sul territorio trentino che sia anche in grado di alimentare almeno parte di una flotta aziendale. Grazie Luca, e ora spazio al nostro punto orto con il nostro esperto Gianluca Zadra che ci parla di consociazioni. Oggi parleremo di rotazione e consociazione. Come abbiamo detto nella scorsa puntata, l'orto è un insieme di coltivazioni che si susseguono nel tempo, quindi anche nel mese di luglio vi è il rinnovo delle aiuole, quindi delle coltivazioni. È bene quindi rispettare le regole della buona rotazione e consociazione. La rotazione rappresenta la successione colturale, detta anche precessione colturale, mentre la consociazione è la coltivazione contemporanea, quindi sulla stessa aiuola, di piante diverse che daranno origine a prodotti differenti. I vantaggi sono molteplici, i principali sono i seguenti: piante che hanno apparati radicali diversi, fittonanti, fascicolati, colonizzano il terreno in maniera diversa e quindi questo viene sfruttato in maniera più omogenea ed equilibrata. Inoltre piante diverse riescono a coprire meglio il terreno e quindi vi è una minore crescita degli erbe infestanti. Importante è anche il vantaggio relativo alla difesa delle piante dalle principali avversità. Piante diverse riescono a proteggersi reciprocamente, in quanto si viene a creare nell'appezzamento una nube di profumi, di odori, di aromi in grado di avere una funzione repellente nei confronti dei principali insetti fitofagi. Ci sono diverse regole da rispettare per creare il corretto schema di rotazione e consociazione. La regola principale è quella che riguarda la conoscenza della famiglia botanica al quale l'ortaggio appartiene. Ci sono quindi diverse famiglie botaniche: asteracee, brassicacee, chenopodiacee, cucurbitacee, le leguminose che sono azoto fissatrici come piante, le solanacee, le ombrellifere. È bene rispettare una regola: non vanno messe in successione e nemmeno in consociazione piante che appartengono alla stessa famiglia botanica, perché oltre ad avere in comune gli aspetti botanici e morfologici, hanno in comune tante avversità. Anche per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, l'appuntamento con la Fondazione MAC torna la prossima settimana, arrivederci.